salvezza del nostro Signore. Lui è buono, Lui è qui in mezzo a noi, come ancora canteremo questa mattina, per guarire, per liberare, per rompere ogni forza del male. Apriamo i nostri cuori, alziamo le nostre mani a Lui, non perdiamo un minuto. In mezzo a noi e tu tocchi ogni cuore aperto. Obrigada.
Abbiamo tanto, tanto bisogno di te. La tua presenza sei meravigliosa, la tua presenza è meravigliosa. Noi ci uniamo agli angeli del cielo quest'oggi, adoriamo Chiesa, alziamo le nostre mani, alziamo le nostre mani in Lui, abbiamo tanto bisogno di te. Alziamo i nostri occhi verso il cielo, Signore, dove ci verrà l'aiuto, perché i cieli si aprono questa mattina e noi possiamo sentire un suono celestiale. Adoriamolo, adoriamo per qualche minuto. Alza la tua voce, alziamo le nostre voci. Lui è qui, è pronto ad abbracciarci. Senti il suo amore, senti le sue braccia che ci stringono. Mattina apri il tuo cuore.
sei, Signore, sei meraviglioso, la tua presenza è meravigliosa. Alleluia, questo è un nuovo cantico meraviglioso. Cominciamo dal coro. Vieni con potenza e tocca il cuore mio. Meravigliose parole. Io ho bisogno di te in questo istante, Signore. Sciogli ogni legame e correrò da te. Sì, solo da te vogliamo correre. Fammi sentire la tua presenza in me, Gesù. E noi la sentiamo già questa mattina. Vieni con potenza e tocca il cuore mio. Io ho bisogno di te in questo istante, Signore. Sciogli ogni legame, correrò da te. Fammi sentire la tua presenza in me, Gesù. Tante parole potrebbero mai esprimere ciò che in me. Non so pregare, ma sospiri ineffabili arrivano a te. Questo è tutto ciò che so, tutto ciò che riesco a te, che ho bisogno di te. Se vieni con potenza e tocca il cuore mio, io ho bisogno di te in questo istante, Signore. Sciogli ogni legame e correrò da te. Fammi sentire la tua presenza in me, Gesù. Quante parole potrei dirti senza che io ci creda davvero? Ma c'è una certezza in me, solo tu puoi colmare la sete che ho. Amen. Questo è tutto ciò che ho, tutto ciò che riesco a dire, e che ho bisogno di te. E tocca il cuore mio, io ho bisogno di te in questo istante, Signore. Sciogli ogni legame e correrò da te. Fammi sentire la tua presenza in me, Gesù. Vieni. Vieni con potenza e tocca il cuore mio, tocca, Signore. Abbiamo bisogno di te in questo istante, Signore. Si sciogli ogni legame e correrò da te. Facci sentire la tua presenza in noi, Gesù. Io ti apro il cuore mio, mi confesso ogni vergogna, il tuo sangue
apro, io ti apro il cuore mio e confesso ogni vergogna. Il tuo sangue lava via ogni peccato dentro me. Stendi ora la tua mano sulla vita mia, Signore. Sono pronto, compi l'opera tua. Vieni con potenza e tocca il cuore mio. Io ho bisogno di te in questo istante, Signore, tanto, tanto di te. Gli le cape e correrò da te. Fammi sentire la tua presenza in me, Gesù. Vieni, vieni con potenza e tocca il cuore mio. Io ho bisogno di te in questo istante, solo di te abbiamo bisogno. Sciogli ogni legame e correrò da te. Fammi sentire la tua presenza in me, Gesù. Fammi sentire, fammi sentire la tua presenza in me, Gesù. Fammi sentire, fammi sentire la tua presenza in me, Gesù. Sì, Signore, la tua presenza è il cielo per noi. La tua presenza è il cielo per noi. Dove ce ne andremo noi, tue parole di vita eterna. Gesù, oh Gesù, la tua presenza è cielo per me. Oh Gesù, oh Gesù, la tua presenza è il cielo per me. La tua presenza è cielo per me. Oh Gesù, la tua presenza è cielo per me. Chi qui sulla terra è pari a te? Nessuno, Signore. Ineguagliabile il tuo amore. Niente in questo mondo sazierà. Gesù, sei la coppa che non seccherà. La tua presenza è il cielo per me. La tua presenza è il cielo per me. Sì, lo è, Signore. La tua presenza è il cielo per me. Debolezze, grazie da Redentore degli errori miei.
la prima e l'ultima cosa che ci serve, ci porta vicino al cielo. Tutto il resto è a portata di mano, ma per il cielo abbiamo bisogno della presenza, e molti cantici oggi hanno parlato della presenza. C'è un motivo perché dobbiamo sentirlo. Allora, come sapete, è stata una settimana un po' dura. Neanche una settimana fa abbiamo saputo del figlio di Rosa e di Franco Falduto, nonché il nipote di Elisabetta e di Antonietta. Sappiamo che è andato con il Signore, a noi questo ci consola il cuore, ma dobbiamo dare tempo alla famiglia di ponderare questo, di capirlo, di accettarlo. Nessuno dice niente in quanto tempo ci vuole per elaborare un lutto, nessuno critica, nessuno giudica. Fate voi. Grazie Elisabetta, lo so che non è stato facile, ho sentito le note rotte, il tuo cantico rotto. In questa famiglia sono andati con il Signore 3 nipoti giovanissime, e io ho detto prima a Elisabetta: grazie a Dio per quell'uomo prezioso di tuo papà che è stato scelto dal Signore, che ha portato la salvezza nella famiglia e che è corso a portare l'Evangelo dovunque andava, perché ci ha raccontato alcune storie. Ma possiamo solo pregare per questa famiglia, il regalo più bello. Come ora staranno sentendo condoglianze, non gli interessa questa parola, è una parola troppo usuale. In silenzio a casa preghiamo per loro, preghiamo per Rosa, preghiamo per Franco, preghiamo per Claudia, che adesso deve fare da mamma e da papà, una doppia responsabilità. Preghiamo per questi bambini che hanno bisogno ancora del papà, tanto bisogno, sono piccoli. Quindi intercediamo per loro, che abbiano sapienza dal cielo e che veramente la presenza del Signore non manchi. Non manca, sappiamo che c'è, ma magari in questo momento non la sentono. Quindi Elisabetta, Antonietta, famiglia Falduto, che il vostro cuore veramente sia rinforzato, e non prendiamo la morte come una punizione. Noi sappiamo che la morte ci porta oltre, ci porta al nostro proposito, la vita eterna. Amen. E un giorno saremo tutti insieme con i nostri cari che ci hanno preceduti. Non è facile dirlo, non è facile, fa male dirlo, però porta gioia sapere che non finisce qua. Amen. Che questo è ancora l'inizio. Coraggio, coraggio. E stiamo vicino alla famiglia, come ho detto, in preghiera, è la cosa migliore. Siamo qui nella casa del Signore, nella casa della gioia, della speranza. Amen. Benvenuti. E apriamo i nostri cuori, mettiamo da parte un po' di cose che non ci servono, i problemi di questa settimana, i dubbi, le incertezze, mettiamoli da parte, buttiamoli via, cerchiamo l'aiuto dello Spirito Santo, perché solo Lui lo può fare, solo Lui può fare. Buttiamo via tutto e apriamo i cuori, che Lui penetra ogni strato del cuore, anche il più duro, perché ci sono cuori duri, ci sono, capita a tutti. Ma noi sappiamo che la gioia del Signore è la nostra forza. Quindi preghiamo ora per questo servizio, per la parola, per ricevere una parola. Grazie Signore, grazie, è stato meraviglioso abbandonarci, Signore, alle note dei tuoi cantici, Signore, che tu hai mandato le note dal cielo, tu hai inventato, hai creato la musica, Signore. E noi, anche con cuore dubbioso a volte, Signore, li rimandiamo a te. Che bello scambiarci, Signore, ricevere ciò che tu ci dai e ridarlo a te, Signore. Bellissimi i cantici, Signore, bellissime le parole, Signore, fa che siano nostre, Signore, fa che li possiamo cantare ogni giorno di questa settimana, Signore, e che la tua presenza veramente sia in ognuno di noi, Signore, fa che noi possiamo brillare della tua luce, Signore, della tua grande, immensa luce che spazza via ogni tenebra. Noi ci crediamo, Signore, ci crediamo immensamente, Signore, perché tu lo hai dimostrato nelle nostre vite, Signore, noi ci aggrappiamo a questo. Grazie per quella futura speranza che viviamo già da ora, di vederti faccia a faccia e glorificarti e dirti quanto sei santo e quanto sei prezioso. Grazie per il tuo immenso amore, Signore. Grazie, Signore, che possa raggiungere, Signore, veramente in questo momento chi non lo sente, Signore. Quell'amore unico, quell'amore prezioso,
quell'amore incondizionato, possiamo dire grazie papà per tutto quello che hai fatto, dandoci il Signore Gesù sulla croce, dandoci lo Spirito Santo. Ti ringraziamo immensamente, o se potessimo trovare altre parole, Signore, noi le diremmo, ma tu sai i cuori, tu li conosci, tu non guardi l'apparenza, a te non può importare dell'apparenza, a te importa il cuore. E questo è quello che presentiamo a te oggi nelle nostre mani, il nostro cuore. Lavoraci sopra, fai quello che ne vuoi tu, dacci la forma, Signore, e l'aspetto che vuoi tu, Signore. Ci abbandoniamo e ci arrendiamo a te, Signore. Grazie per la parola che sarà predicata, Signore, che sarà d'aiuto per la trasformazione del nostro cuore. Ti ringraziamo, Gesù. Ti benediciamo, Signore. Ti innalziamo, Re di gloria. Amen. 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 Siete pronti? Siamo pronti? Oggi per me non sarebbe stato facile annunciare questo lutto. Già l'ho detto troppe volte questa settimana e non è facile veramente. Quando, come abbiamo detto, quando muore, quando se ne va un marito, una moglie, uno diventa vedovo. O quando muore... diciamo il padre diventa uno orfano, ma quando muore un figlio cosa si diventa? Quindi continuiamo a pregare per questa famiglia e che veramente il consolatore di quello che parleremo ancora oggi possa, dimmi, il consolatore possa consolare questa famiglia e a tutti, anche a tutti noi che conosciamo questa famiglia. Chi vuole portare l'offerta lo può fare qui davanti, oppure al lato ci sono delle ceste, già lo sapete. Quindi prepariamoci adesso per la parola. Dice nel libro degli Atti è scritto che quando il popolo di Berea ha trovato la parola sono stati gioiosi e l'hanno esaminata. E vi prego di prendere le vostre Bibbie, esaminare la parola, perché quello che vi diciamo oggi ancora è qualcosa che viene dal cielo. Diamo ancora il benvenuto a Caterina, a Caterina Margherita, questo fratello, non so chi è questo fratello, Dio ti benedica, amen. Ancora due fratelli che ogni tanto vengono, non mi ricordo come si chiamano. Benvenuti nella casa del Signore. Oggi lo Spirito Santo ancora ci parlerà, oggi ancora troveremo qualche cosa, riceveremo qualche cosa che ci farà crescere e ci farà avvicinare sempre di più al cuore del Padre. Nelle chiese si parla pochissimo dello Spirito Santo, ma senza lo Spirito Santo noi non possiamo comprendere neanche il sacrificio della croce, lo sapevate? Non si può comprendere l'amore immenso del Padre. E lo Spirito Santo è chiamato il Consolatore. E proprio vogliamo parlare di questo, proprio perché la parola Consolatore significa qualcuno che ti è a fianco, qualcuno che ti sostiene, un avvocato, non come gli avvocati che si prendono solo soldi, ma un avvocato d'amore. Un avvocato che rappresenta Cristo, un avvocato che rappresenta il cielo. E la Chiesa, senza la presenza e l'azione attiva dello Spirito Santo, per me non è Chiesa. Per me è solo un club dove le persone si riuniscono e sentono un predicatore, qualcuno messo qui che dice quattro cose. Ma dove c'è la presenza dello Spirito Santo, il cielo deve scendere sulla terra. Quando è iniziata la Chiesa?
quando è sceso lo Spirito Santo è chiamato il Consolatore, che prende la parola giusta al momento giusto e te la dà e ce la dà. Questa parola tu la ricevi, a volte dici quanto è bella una parola di un amico, proprio in questi momenti, Rosa e Franco, quando qualcuno ci va, non è che ci deve dire, ah, ma com'è morto tuo figlio, che c'aveva? Le persone di solito fanno così, ma non ti preoccupare, il Signore è vicino a te. Questa è l'opera dello Spirito Santo, ma l'opera dello Spirito Santo è 100 volte più, 1 milione di volte migliore di una parola di un uomo. Ma un uomo guidato dallo Spirito Santo ha una parola dal cielo. Lo Spirito Santo si prende cura di te. Lo Spirito Santo è stato mandato da Cristo, dal Padre, nel nome di Cristo, per prendersi cura della Chiesa. Non è qualcosa così come qualcuno dice, è una forza attiva. No, no. Lo Spirito Santo è una persona, la terza persona della Trinità. Lo possiamo ripetere? Noi non ci vergogniamo di dire che lo Spirito Santo è la terza persona della Trinità. Lo posso ripetere? Noi non ci vergogniamo che lo Spirito Santo è la terza persona della Trinità. Lui è colui che sostiene la Chiesa. Lui è colui che sostiene i nostri bisogni. Oh Spirito Santo, Egli si prende cura di te. Egli è il Consolatore, che porta il pensiero, il linguaggio del cielo nella tua vita. Lo posso ripetere? Lui porta il pensiero del cielo, il linguaggio del cielo nella tua vita, dove tu puoi parlare parole eterne. Noi non dobbiamo parlare come tutti gli altri. Come ho detto prima, anche quando scherziamo, ci deve essere un tocco dal cielo, senza offendere nessuno. Ogni cosa che facciamo deve parlare del cielo, ma senza la presenza dello Spirito Santo, Gesù non è rappresentato nella nostra vita, perché Lui è straordinario, è supernaturale. E se Lui vive in noi, come siamo noi? Straordinari. Tu non sei un verme di terra, tu non sei una nullità. Tu sei un figlio di Dio, perché sei il tempio dello Spirito Santo. Finiamola veramente con questi linguaggi comuni del mondo, linguaggi evangelastici. No, ma io sono niente. No, tu non sei niente. Quando tu dici che non sei niente, tu stai offendendo a Dio, perché Cristo ha pagato il prezzo. Perché Cristo sulla croce ti ha fatto sacerdote e re. Perché Cristo sulla croce ha detto, ascoltami, che tu sei un amministratore di cose celesti. Perché Cristo ti ha chiamato figlio. Gesù ha detto che tu sei suo fratello. Wow, che privilegio. Sai quando l'ha detto questo Gesù? Sai, prima non li chiamava fratelli, ma dopo che è risuscitato disse a Maria, vai a dire ai miei fratelli. Wow. Noi ci chiamiamo tutti fratello e sorella, ma come ci chiamiamo fratello e sorella? Dovremmo avere veramente, come dice San Paolo, abbiate in voi lo stesso sentimento di Cristo. Oh, abbiate in voi. E questo lo possiamo avere quando la dolcezza dello Spirito Santo, e non solo la dolcezza, perché lo Spirito Santo è rappresentato come una colomba
ma anche come un fuoco. E voi cosa riceverete? Potenza, dinamite, quando lo Spirito Santo verrà su di voi per essere testimoni. Siamo arrivati a un punto, dobbiamo arrivare a un punto in cui non dobbiamo più pensare da noi stessi. Sapete che voglio scrivere qualche trattato, proprio un piccolo libricino voglio scrivere proprio sulle stupidaggini che a volte si dicono, sulle frasi che non sono per niente bibliche. Un cristiano mai, mai e poi mai dovrebbe dire: io la penso così. Tu la devi pensare come la pensa il tuo Signore. Tu devi essere una Bibbia che cammina. Sì o no? Ah, io la penso così, tu pensala come vuoi. Cosa? Figlio di Dio. La Bibbia dice: abbiate lo stesso sentimento di Cristo. Ora noi abbiamo la mente di Cristo per distruggere ogni ragionamento che si eleva, ovvero si innalza contro la conoscenza di Cristo. Se noi pensiamo solo a noi stessi, Dio non può pensare a noi. La fede funziona quando noi siamo allineati, quando noi siamo connessi con il Papà. E con il Papà possiamo essere connessi solamente quando ogni cosa, come dice in Colossesi 3, ogni cosa che fate, fatela nel ogni cosa. Che significa ogni cosa? Che me lo può dire? Everything, ogni cosa, tutto. Non è difficile. Ogni cosa, fatela in parole ed opere, fatela nel nome. Ma quando entra la carne, il mio modo di pensare, il mio modo di vedere, allora la Bibbia dice che dall'abbondanza del cuore parla la bocca. Allora la Bibbia dice: lì dove il tuo cuore è la tua fede, è lì quello che ricevi. La Bibbia dice in San Giacomo pure che chi dubita, io direi anche, non voglio aggiungere niente alla parola, dubitare e pensarla come vuoi anche. Chi dubita è come the wave, la onda del mare, sbattuto di qua e sbattuto di là. Non pensi quel tale di ricevere dal Signore, ma lì dove diamo completamente spazio allo Spirito Santo, noi vedremo la gloria di Dio. Finché noi ascoltiamo soltanto e non ascoltiamo lo Spirito Santo, noi non possiamo entrare nell'ordine divino. Sì o no? Sapete che cos'è un ordine divino? No del vino. Un ordine divino. Sapete che cos'è? Respirare anche, ogni cosa che fai, fare quello che il Signore ti dice. Annullare i tuoi desideri. Non significa che noi ci andiamo a chiudere dentro un convento a qualche parte, stiamo lì tutte... no, 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 significa che ogni cosa che facciamo
lo facciamo guidati dallo Spirito Santo. E voi pensate, ascoltatemi attentamente, che dove c'è la guida dello Spirito Santo, ovvero dove il nome di Cristo è glorificato, il nemico ti può toccare? Sì o no? Sì o no? Yes, ha detto, non ti può toccare. Il nemico non ti può toccare. Sapete che succede quando noi camminiamo guidati dallo Spirito Santo? Stiamo camminando in santità. E nel mondo dello Spirito, quando i demoni vengono verso di te, vedono una luce. Vedono nella tua fronte questo appartiene a Gesù. Vedono come se tu camminassi, fluissi nel sangue di Cristo. Il sangue di Cristo è guarigione, liberazione per chi cammina in santità, ma è veleno per l'inferno. Sì o no? Quanti possono dire un amen? È così? Svegliamoci. Non ti devi focalizzare, non ci dobbiamo focalizzare sull'ordine umano, perché tutto quello che facciamo nella vita è un ciclo. Ci alziamo, andiamo a lavorare, chi lavora? È un ciclo, però non ti focalizzare solo su questo. E nella nostra vita avviene un processo di abitudini che tu poi vieni intrappolato da questo. Alcune persone, se tu ci rompi l'abitudine, come diciamo in Italia, vanno nel pallone, ovvero non ci capiscono più niente. Ogni giorno devono fare quella cosa, allo stesso momento, allo stesso modo. Dici, che cosa c'è di male? Non c'è niente di male. Però, se non hai flessibilità e metti quel ciclo, quell'abitudine prima del Signore, sta diventando un idolatra. Perché idolatra non è soltanto quando tu adori e ti inginocchi in una statua, ma idolatra è anche mettere qualsiasi cosa prima del Signore. Qualsiasi cosa. Devi cercare, dobbiamo cercare prima l'ordine divino. E nel tuo corpo, nel tuo spirito, nella tua mente, devi glorificare in ogni cosa il Signore. Questo è l'incarico divino, questo è l'ordine sacro che l'opera dello Spirito Santo fa nella Chiesa e nella vita di ogni cristiano. Cercare prima di ogni cosa la guida dello Spirito Santo. Oggi ci sono molte sette, no, sette come numero, sette come cult, che stanno usando anche lo Spirito Santo per i propri interessi, per i propri affari, ma alla fine sappiamo quale sarà la paga, perché la Bibbia dice non contristare lo Spirito Santo. La Bibbia dice non bestemmiare lo Spirito Santo. Ogni preghiera sarà perdonata, ma la preghiera, la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà mai, mai perdonata. Sapete qual è una delle bestemmie contro lo Spirito Santo? Innanzitutto è non credere alla potenza dello Spirito Santo, perché se voi vedete quando Gesù parla di questo, stavo parlando prima di miracoli e poi dice ogni bestemmia sarà perdonata, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata. Quindi non credere all'opera dello Spirito Santo ed attribuire un miracolo, qualcosa che non viene da Dio, allo Spirito Santo, a Dio. Quindi quando noi siamo immersi nello Spirito Santo, Lui ci darà la conoscenza, la rivelazione di ciò che è vero e di ciò che è falso.
L'unico ordine sacro è quello in cui il cristiano si arrende a Cristo e viene guidato dallo Spirito di Dio. E la Trinità nella nostra vita diventa una fusione perfetta. Sai che cos'è una fusione? Quanti sanno, non sanno che cos'è una fusione? Una fusione è quando due metalli, due corpi si mescolano. Quando noi ci sposiamo con la moglie diventiamo una sola carne, diventiamo fusi, secondo l'ordine di Dio. Attraverso la fusione, dove la Trinità viene fusa nella nostra vita, l'uomo, ognuno di noi viene trasformato, esce dalla prigionia dei cicli naturali e la potenza di Dio si riversa in noi. Lo posso ripetere? Quando la Trinità per lo Spirito Santo si fonde in noi, noi usciamo da quei cicli naturali. Quando io lavoravo, facevo il carabiniere, noi avevamo un ordine di servizio e l'ordine di servizio c'erano degli orari, a meno che non avevamo qualche intervento, succedeva qualche cosa. Però che cosa facevo io? Proprio perché anche la mafia ci controllava, io cambiavo sempre gli orari. Se tu hai un ciclo, il nemico ti osserva e il nemico ti prepara delle trappole, ma se tu agisci con la guida dello Spirito Santo, tu prenderai di sorpresa il nemico e non ti potrà toccare. Sì o no? Questo è quello che il Signore vuole. Lo Spirito Santo è qui per ricordarci e farci vivere la parola. Vogliamo leggere in Giovanni 28 a 31? È troppo piccolo lì, ma va bene. Lo leggo qui. Dice, ma, ognuno dica ma. La parola ma, in siciliano bat, significa sta introducendo un discorso per dire c'è questa cosa, ma attraverso questa cosa voi avete questo. Ma il Consolatore, ovvero lo Spirito Santo, che il Padre manterrà nel mio. Se tu non onori lo Spirito Santo, tu non stai onorando nemmeno Cristo e nemmeno il Padre. Vi insegnerà qualche cosa? Cosa insegnerà? Ogni cosa. A volte noi ci facciamo delle domande, domande, ma perché? Domanda allo Spirito Santo. Sì o no? Hai la parola, ma domanda allo Spirito Santo. E vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Sapete perché mi ricordo io i versi della Bibbia? Perché lo Spirito Santo me lo ricorda, non perché sono intelligente. Perché mia moglie lo sa che non sono intelligente per questo. Certe volte le persone non mi ricordano nemmeno come si chiamano. La gente mi racconta dei fatti, dico aspetta, tu mi hai detto questo, ma non mi ricordo. Ma quando si tratta della parola, li potrebbero ritirare tutte le Bibbie del mondo. Ormai la parola è nel mio cuore, ormai la parola è nella mia anima, nella mia mente. 27. Ok. Io vi lascio la pace, vi do la mia pace, io ve la do non come il mondo la dà, il mondo. Il vostro cuore non sia turbato
e non si spaventi. A volte noi cerchiamo la pace nelle cose materiali, ma se non hai il Signore nel cuore o la presenza dello Spirito Santo, tu puoi essere la persona più ricca del mondo, puoi avere la casa più bella del mondo, puoi avere la baccaiarda più bella del mondo, ma non avrai la pace. Puoi avere anche la suocera migliore del mondo, ma se non hai lo Spirito Santo non hai la pace. Sì o no? Gesù ha detto che ti ha lasciato la pace, non che ti deve lasciare la pace. Dal momento che tu accetti Gesù, lo Spirito Santo viene a vivere dentro di te e c'è un deposito di pace dentro di te. Quanti non hanno pace qui? Perché adesso pregheremo per la pace, allora. È che vi vogliamo fare proprio un'iniezione di pace. Il quarto vaccino della pace. Io ogni giorno io c'ho un vaccino, un fiume di pace. E che questa pace veramente scenda sulla vita di Franco, di Rosa, di Claudia, di Eva e del bambino Gianfranco. Avete udito 28, 28. Avete udito che vi ho detto? Quanti hanno udito la parola qui? Quante predicazioni abbiamo ascoltato? Avete udito? Quanti hanno orecchie qui? Leviamo qualche tappo, per favore. Io me ne vado e tornerò a voi. Perché ha detto questo il Signore? Perché senza lo Spirito Santo non c'è speranza. Se voi mi amaste, vi rallegrereste. Se tu ami il Signore, devi sorridere. Perché io ho detto, io vado al Padre, poiché il Padre è più grande di me. Vedete l'umiltà di Cristo. 29. E ora ve l'ho detto, ora il Signore ve l'ha detto, non ci sono scuse. Prima che avvenga, affinché quando avverrà crediate. Che cosa dovevano credere? Che lo Spirito Santo doveva essere dato per sostenere la Chiesa, per sostenere ogni figlio di Dio, per sostenere tutti coloro che hanno delle tribolazioni. Gesù ha detto: io vi do la mia pace. Nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Venite a me, voi tutti che siete aggravati e travagliati, e io vi darò riposo. Come ci dà il riposo? Attraverso il Consolatore. Non parlerò 30. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe di questo mondo e non ha nulla in me. Se, ascolta, se il diavolo non ha nulla da fare con Cristo, non ha nulla da fare con te. Però, fin quando tu vivi su questa terra, lui cercherà di distruggere te, la tua famiglia, la tua vita, ogni cosa, ma attraverso la guida e la potenza dello Spirito Santo tu te lo metti sotto i piedi. Solo così, con i tuoi ragionamenti, con i tuoi cicli, il diavolo ti fa a pezzi, a fette, zanza. Ti affetta come la macchina della mortadella. Ma questo accade affinché il mondo conosca che io amo il Padre e che faccio come il Padre mi ha comandato.
Gesù, che era Dio, ci stava insegnando che Lui, che era Dio, faceva la volontà del Padre, tanto più noi. E poi disse questa frase, mi emoziona, non vi alzate però, alzatevi e andiamo via da qui, non rimanere nella condizione in cui stai, alzati e fatti guidare dallo Spirito Santo, alzati e fatti guidare dallo Spirito Santo, non rimanere un perdente, non rimanere uno schiavo dei cicli, non rimanere uno schiavo della natura, uno schiavo dei tuoi sentimenti. La Bibbia dice il cuore è ingannevole, ovvero i sentimenti ti ingannano, ma quando i sentimenti sono guidati dallo Spirito Santo, allora tu avrai vittoria. E tu mi dici, ok, allora che dobbiamo essere dei robot senza sentimenti? La Bibbia dice piangete con chi piange, ridete con chi ride. Ma quando i sentimenti sono guidati dallo Spirito Santo, tu avrai vittoria. Perché il nemico agisce proprio sui sentimenti, agisce proprio sulle tue emozioni, agisce proprio su tutto ciò che può controllare, su tutto ciò che non è controllato dallo Spirito Santo. Giovanni 16, 13 e 14. Ma quando verrà Lui? Ora la domanda è questa, è venuto o non è venuto Lui? Sì o no? E allora sorridi, perché in te c'è Dio che vive per mezzo dello Spirito Santo. Lo Spirito della verità, tu attraverso la guida dello Spirito Santo non vieni preso in giro da nessuno. Nessuno ti può ingannare. Egli vi guiderà in ogni verità. Vuoi conoscere la verità? Ascolta la voce dello Spirito. Ogni persona che senti, anche quando ascolti me, devi dire Spirito Santo, cosa sta dicendo questo? È vero o no? Perché non parlerà di se stesso. Vedete la connessione? Gesù diceva, io glorifico il Padre. E ora dice che lo Spirito Santo non parla di se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà la verità. La verità. Veritas. Che cos'è la verità? La verità è Cristo in noi speranza di gloria. Che cos'è la verità? Che Cristo è morto per te. Che cos'è la verità? Che Cristo è risorto con te. Perché ancora molti stanno vedendo Cristo sulla croce. Cristo non c'è più sulla croce. E chiunque non ha lo Spirito Santo vede Cristo sulla croce. Cristo è risorto e intercede alla destra del Padre e ora sulla terra è rappresentato dallo Spirito Santo. Egli ascolta, che cosa fa lo Spirito Santo? Glorifica Cristo. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Vuoi onorare Cristo? Fatti guidare dallo Spirito Santo. Amen. E noi siamo arrivati a un punto in cui abbiamo veramente bisogno del tocco della sua rivelazione. Che Lui ci possa rivelare veramente questa cosa, perché ci sono persone qua dentro o qualcuno che sta ascoltando da casa che magari mai ha pregato allo Spirito Santo, che magari mai, le preghiere sono Padre nel nome di Gesù, amen, mai ha detto oh Spirito Santo, ora guidami, ho bisogno di te.
Spirito Santo, mettimi le parole in bocca. Spirito Santo, ancora battezzami nella sapienza. Nel nome di Gesù, amen. Come un disco. Oh, che Dio abbia misericordia. Che cos'è questa rivelazione? È la necessità, ascoltate, di ogni figlio di Dio. Non è importante che tu sia pastore o che vieni in chiesa da un giorno, ma la rivelazione attraverso lo Spirito Santo è la necessità, il bisogno principale di ogni figlio di Dio. Perché attraverso la rivelazione la parola di Dio prende vita. Altrimenti quando tu leggi perché Dio ha tanto amato il mondo, ha dato il suo unigenito figlio, perché Dio ha tanto... diventa come una litania. Ma quando lo Spirito Santo è la tua guida, è il tuo miglior amico, ogni parola che leggi nella Bibbia sembra che prenda vita in te. Sembra che le parole usciranno dal libro. E lo Spirito Santo oggi è qui per rivelarti che la parola di Dio è straordinaria, è gloriosa, è divina. Non è un libro la parola di Dio. Non è un devozionale. Perché tanti fanno, leggono la Bibbia perché si vogliono mettere a posto con Dio. No, tu devi leggere la Bibbia perché sai che ti stai cibando della manna celeste. Sai che cos'è la manna? Connie, sai che cos'è la manna? Diglielo tu. La manna celeste. La manna, il cibo che scendeva dal cielo. Questa è la parola di Dio, ma senza lo Spirito Santo tu stai leggendo qualcosa così. Ascolta questa parola, non voglio predicare molto. Primo Giovanni 2:20. Tanti sono convinti che solo i pastori, che solo gli apostoli, i profeti, sono solo loro uomini di Dio. Oppure sono noi, siamo uomini di Dio. Ma qua la parola dice, no, prima Giovanni, first John. Ok, lo leggo io. Eccolo qua. Ma quanto a voi, ognuno dica quanto a me. Quanto a me. Avete ricevuto, non che dovete ricevere. Non rigettare, non contristare lo Spirito Santo rigettando il dono di Dio. Ascoltate, quanto a voi avete ricevuto l'unzione del Santo. C'è unzione. E tutti voi avete conoscenza. Dentro di te c'hai 25 scuole bibliche. Non è che non bisogna andare alla scuola biblica, però quando c'hai quelle 25 scuole bibliche, 100 scuole bibliche, tu puoi capire ciò che è vero e ciò che è falso. Dio vuole che non dimentichiamo questa parola. In te c'è unzione. Cosa c'è in te, Nadia? Che cosa c'è in te? Unzione. La parola unzione è qualcosa che ti bagna. Non dimenticarlo mai, per favore. E quando il Signore dice in voi c'è unzione, c'è potere, c'è potenza. Cosa voglio dire con questo? Cosa vogliamo dire? Che molte persone, invece di appoggiarsi sulla roccia della fede, sulla roccia della fede e della rivelazione, invece di appoggiarsi allo Spirito Santo, chissà se sento qualche cosa,
Ah, chissà se quando la parola è parlata, tu la devi solo ricevere. Il profeta Geremia ha detto: quando ho ricevuto la tua parola, l'ho divorata avidamente. Se l'ha mangiata, è mia, è mia. Molte volte ho sentito persone che mi hanno detto: sì, io c'ho una grande Bibbia sul tavolo. Sì, ma c'è così di polvere. Le pagine ormai sono attaccate. Ci sono i ragni. Fratello e sorella, ricordi che tu c'hai l'unzione. I tuoi sentimenti ti deruberanno, ti ruberanno la manifestazione di Dio. I tuoi pensieri. Ma immergiti, fai uscire questa unzione e vivi la vita abbondante di Cristo Gesù. Devi veramente allontanarti dalla schiavitù di ogni desiderio umano se il desiderio non è connesso con Dio. I desideri di umani non sono i desideri di Dio. In 1 Giovanni 1,17 dice, ce l'abbiamo? No. In Giacomo, non in 1 Giovanni, Giacomo. Dio dice innanzitutto che in Isaia, i miei pensieri, in Isaia no, in Geremia, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Perché io ho pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Perché tutto quello che viene dal cielo è benedetto, è santo, è glorioso, ti porta pace, ti porta gioia. E questo verso a me è molto caro, in Giacomo 1,17, ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto. Rigetta tutte le cose negative della tua vita e chiama la presenza di Dio e chiama le cose buone dal cielo, perché Gesù non è morto sulla croce per farti soffrire come un cane. Dice che il prezzo l'ha pagato Lui. Gesù è morto sulla croce per farti avere vita e vita in... Perché questo? Perché il diavolo viene per distruggere, rubare e... Chi è? Uccide. Quindi ogni opera buona viene dall'alto e discendono. C'è un processo. Discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Ovvero, se Dio ha promesso qualche cosa, quella è. Se Dio dice questa cosa, è punto. No, se Dio vuole, se la Bibbia, la parola di Dio lo dice, io me la prendo, non mi interessa quello che i miei occhi vedono, ma io credo quello che Dio dice. Sì o no? Quello che Dio dice è più importante di quello che io potrei pensare, di quello che le persone intorno a me possono pensare, perché Lui è Dio. L'unzione divina trasforma la tua avventura umana, trasforma tutto il tuo cuore, il tuo modo di pensare, trasforma la tua vita. Ogni cosa, quando c'è l'unzione di ogni cosa in te, glorifica il Signore. La Bibbia dice: glorificate il Signore nei vostri corpi mortali. Sì o no? Che oggi veramente il Signore sia glorificato nella tua vita e che tu possa uscire da qui pieno di potenza, pieno di salute, pieno di gioia e pieno di pace. Thank you.
Voglio finire. Come consolava le persone Gesù? Semplicemente leggendo un passo della Bibbia? Semplicemente commentando un passo della Bibbia? Come consolava le persone Gesù? Intanto dobbiamo capire che lui era Dio, 100% uomo e 100% Dio, però dice la parola che annichilì, abbassò se stesso. Gesù consolava le persone attraverso la potenza dello Spirito Santo, perché fino, lo sappiamo benissimo, fino a 30 anni Gesù niente, ma quando ricevette lo Spirito Santo, ecco che la potenza scese e lui andava addirittura, ha guarito la suocera di Pietro, e quando ha guarito la suocera di Pietro non aveva bisogno di mettere niente su Facebook, su YouTube. La voce si sparse e le persone si raccolsero tutti intorno alla casa di Pietro, perché volevano essere toccati dal Maestro, perché c'era un tocco divino. E ti voglio dire una cosa: in ognuno di noi c'è un tocco divino se noi seguiamo lo Spirito Santo. Non c'era bisogno, subito si riunirono e dice lui guariva e liberava tutti quelli che erano oppressi dal diavolo. Chiesa, vogliamo vedere questo? Vogliamo fare le serenate qui? Che cos'è l'Evangelo se non una buona novella? Gesù guariva, liberava, insegnava con potenza e diceva: ecco il regno di Dio in mezzo a voi. Ricordati che solo quello che viene dall'alto trasforma. E abbiamo letto che Gesù ha detto: io vi manderò nel mio nome. E da dove lo avrebbe mandato? Dal? Lo Spirito? Ora, voglio che qualcuno mi dica dove si trova lo Spirito Santo in questo momento. Ognuno dica: in me, in me, in me, non ti vergognare, in me sei Spirito Santo. Alleluia, oh alleluia. Gesù sa che cosa vuole da te, Dio sa che cosa vuole da te, lo Spirito Santo sa che cosa vuole da te. Cosa vuole Dio da te? Che tu sia come lui ha promesso. E cosa ha promesso lui? Lui ha promesso che tu avresti ricevuto potenza quando lo Spirito Santo sarebbe venuto. Voi avete l'unzione. L'unzione non è soltanto un po' di olio qui. L'unzione è il cielo che si muove attraverso di noi. Sì o no? L'unzione non è questa bella predicazione, queste belle parole così. L'unzione è la presenza reale di Dio. L'unzione fa scendere la Shekinah Glory. Quando i figli di Dio si riuniscono, cosa deve succedere quando i figli di Dio si riuniscono? Solo pace fratello e pace sorella? Tu ti riunisci, vieni in chiesa solo per dire pace fratello, pace sorella? No, tu ti riunisci, uno, per glorificare il Signore, e due, perché la sua presenza ci tocchi uno per uno. Io non so se tu hai questo desiderio o no, ma se tu non hai questo desiderio c'è qualche problema, o qualche grosso problema, perché lo Spirito Santo sta dicendo: figlio mio, basta, oh basta, esci, permettimi di vivere in te, permettimi
che il cielo si esprima attraverso di te. Permettimi di non farti scaffeggiare, prendere a calci dal diavolo. Permettimi che l'inferno ti riconosca a 100 miglia. Quando Gesù venne, l'indemoniato di Gadarena, da lontano Gesù di Nazaret, Gesù, che cosa c'è fra noi e te, figlio di Dio? Sei venuto per tormentarci prima del tempo. Quando tu vai in qualche posto, i demoni ti devono riconoscere e devono dire: perché ci vuoi tormentare? E tu potrai dire: out, fuori nel nome di Gesù. È giunto il tempo, fratelli, che la Chiesa la smetta di farsi umiliare dal diavolo. È giunto il tempo che la Chiesa umili l'inferno, perché a questo siamo chiamati. A cosa sei chiamato? A fare dei culti domenicali o a conquistare territori? A cosa sei chiamato? A fare il culto evangelico? No, noi siamo chiamati a conquistare territori che il nemico ha rubato abusivamente nelle nostre famiglie, nelle chiese. Il nemico è un ladro, è un bugiardo. Cantiamo qualcosa e oggi alziamoci, poi ci addormentiamo se stiamo troppo seduti, è vero? Qua vedo qualche occhio che si chiude. Dal cielo scende la benedizione, riempie il cuore, mi ristora l'anima. È bello averti qui, Signor Gesù. La mia speranza sei solo tu. Alzo gli occhi al cielo e so che tu sei là. Alza le tue mani. Alzo le mie mani e tocco la realtà. Io ti adorerò in spirito e verità per l'eternità. Alzo gli occhi al cielo e so che tu sei là. Io alzo le mie mani e tocco la realtà. Sì, io ti adorerò in spirito e verità. Sì, per l'eternità. Amen. Sapete una cosa? Il giorno di Pentecoste, voi pensate che i discepoli e i 120 nell'alto solaio erano così? Aspettate. Il giorno di Pentecoste, quando cominciò a soffiare quel vento, perché dove c'è quel vento non erano così, la presenza di Dio scese. E dove c'è la presenza di Dio, dove c'è la presenza dello Spirito Santo, tu non puoi stare come un salame così. Tu devi glorificare. Ehi, Gino, lo Spirito Santo, lascia stare. Lo Spirito Santo, lascia stare. Lasciate fare lo Spirito Santo. Alleluia. Lo Spirito Santo sa quello che deve fare. Alleluia. Alleluia. Quando ci fu la discesa dello Spirito Santo, oh, che cosa meravigliosa! Tutti erano così. Sì, Signore, a me. E dice che si posarono delle lingue di fuoco e tutti cominciarono a parlare in altre lingue. Parlavano nella lingua dei Medi, dei Greci.
Noi adesso non abbiamo bisogno di parlare queste lingue. Ci abbiamo il traduttore, abbiamo gli insegnanti di inglese, di francese. Ma abbiamo una lingua dal cielo. Ressande Uria ne massera. Uria che te mande serevando. Che lo Spirito Santo abbandonati, chiudi i tuoi occhi e alza le mani e permetti, come il giorno di Pentecoste, che lo Spirito Santo scende con potenza. Scende con potenza. Scende con potenza. Scende con potenza ora. Il fuoco di Dio. Padre, i tuoi angeli. I tuoi angeli. Signore, angeli di fuoco, Signore. Angeli di fuoco che bruciano ogni cosa. I tuoi angeli, Signore, in questo luogo oggi. Oh, i tuoi angeli, Spirito Santo. Alleluia. Ora vada se le mande. Shekere bransole nandre. Spirito Santo. E cominciarono a parlare delle lingue poi sconosciute, che sono la chiave per aprire il cielo. Oriande sere mando. Shekereba. Ricevi. Che tu ricevi il battesimo dello Spirito Santo oggi. Ricevi oggi, oh, il cielo. Il tuo cielo sulla terra. Oh, un santo fuoco. Il fuoco oggi. Il fuoco. Il fuoco. Il fuoco. Il fuoco di Dio. Il fuoco di Dio su di te. Il fuoco. Fire. Fuoco di Dio. Fuoco di Dio. Fuoco di Dio. Fuoco ora. Fuoco. 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 Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Rebande se. Fuoco. Fire. Fire. Fuoco. 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 Fuoco nel nome di Gesù. Fire. Fuoco. Ricevi. Ricevi. Alleluia. Ramande se. Scibrasso le che remando. Oh, grazie Spirito Santo. Toc. Via. Spirito Santo, Spirito Santo, fuoco su di te, il fuoco, fire, fuoco, 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 il fuoco, il fuoco su di te, fuoco ora, fire, fuoco ora di più, nel nome di Gesù, out, fuori. Fuori ora. Out. Out. Alleluia. Alleluia. Via. Out. Out. Fuori. Fuori ora. Alleluia. Oh,
e celebra sonde. Grazie Signore, grazie Consolatore, grazie Consolatore, alleluia. Padre, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù Padre, 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 nel nome di Gesù, Spirito Santo, Spirito Santo, out, out in Jesus' name, out, ora. Peace now, now, ora, ora, free, libera ora, in Jesus' name, in Jesus' name, alleluia, Spirito Santo, ora sin da mascire de, scebra sere che, orande salamandre soie, Signore grazie. Ti vogliamo pregare in questo momento, Padre, che tu ancora Consolatore tocchi la famiglia Falduto, Signore. Spirito Santo, ricevi ancora, alza le tue mani ancora. Signore, che scenda il tuo fuoco su questi tuoi figli in questo momento. Grazie Gesù. Che la tua benedizione, la tua pace ci tocchi uno per uno. Lì dove c'è lo Spirito di Dio c'è libertà. Lì dove c'è lo Spirito di Dio c'è guarigione. Lì dove c'è lo Spirito di Dio c'è pace. Lì dove c'è lo Spirito di Dio c'è forza soprannaturale. Lì dove c'è lo Spirito di Dio il cielo è sulla terra. E ora l'amore di Dio Padre, quell'amore glorioso, soprannaturale, e la grazia immeritata ma riversata sui suoi figli di Gesù Cristo, i doni e le consolazioni dello Spirito Santo siano su tutto il popolo di Dio, e tutto il popolo di Dio dica Amen, Alleluia. Dio vi benedica, una santa settimana. Amen.